Bonjour, perché dovresti... Grazie, grazie. Mamma mia, che emozione. Che emozione ogni volta. Oggi facciamo una live di critica nei confronti del nostro eroe, nostro pagliaccio numero 3. Il signore Ercolera, nella realtà conosciuto da tutti come Ercole, e volevo vedere questo nuovo video in cui racconta che è stato arrestato e quindi nel suo curriculum può vantare anche questa prodezza. Magari sarà un video di quelli commoventi, non lo so, non l'ho visto. Volevo un attimino così vedere, magari se c'è da criticarlo, spero che lo possa fare, se altrimenti c'è da dire che ha ragione, lo dovrò dire chiaramente. Non ho fatto una selezione accurata, anche perché più che altro oggi mi sono iscritto a due canali, tra cui FedeYou. E seguirò gli aggiornamenti quando succederanno qualcosa, poi mi vedrò i video, magari oppure già dal titolo capirò se c'è da fare una live di odio.
Quindi andiamo a vedere questo e poi c'è un altro video uscito appena oggi, appena adesso, in cui c'è il gabbrone che secondo me potrebbe essere il pagliaccio number 4. Comunque iniziamo. Di sciogliere tipo alle 2:30, me ne vado di sopra in casa dai miei a fare la settimana enigmistica. Minchia, dopo un quarto d'ora citofonano. Che c'è da fare alle 2:30 di notte? Oh, io mi è venuto fuori che c'erano due pattuglie di carabinieri fuori di casa. Bello però sto microfonino dorato, mi piace. In borghese è una pattuglia vera. Entrano ste quattro pisciazze. Ste quattro pisciazze, cioè, ma veramente, tu vuoi iniziare col botto, caro mio. Cioè, ora, una forza dell'ordine, magari solo perché fa il suo lavoro, cioè, crede in quello che fa. Ora andremo a vedere il perché è stato arrestato, sicuramente non perché ha rubato le caramelle ad un bambino, però conoscendo il personaggio penso che non erano delle pisciazze solo perché l'hanno arrestato, ma perché lui evidentemente avrà trasgredito la legge. Non so se lui sa che quando si trasgredisce la legge ti arrestano, non lo so. E dicono che stavano cercando armi in casa mia. Gli faccio armi. Faccio, ma che c***o stai dicendo? C'ho 22 anni. Niente, alla fine, mia zia, ovvero Beh, però una bomba ce l'ha in mano, la moglie del fratello di mia mamma, aveva chiamato i carabinieri perché sapeva che mi facevo i cannoni quando ero giù da me, cioè sì, mi facevo. giù nella mia stanza a scassarmi di videogame. Praticamente mi ha chiamato i carabinieri, quella b***a. E niente, mi hanno perquisito casa, non c'era quasi un c***o. Mi trovano questi 30 grammi di fumo, andiamo. Io trovo questi 30 grammi di fumo, queste pisciazze. Io non so Giù se dove se li fuma lui, penso che se li fuma lui e non li spaccia. c'era la mia stanza. E praticamente c'avevo tipo una pentola. C'avevo tipo una pentola con dentro un sacchetto con un etto e mezzo d'erba e un altro. 150 grammi, questi li spaccia assolutamente. Quindi Sacchetto con dentro una decina di grammi, no? Allora il poliziotto mi fa, il carabiniere, da me la polizia, la più vicina è la caserma di polizia più vicina a casa mia è a 6 km più o meno, perciò sono in Comasina, la polizia più vicina a casa mia. Mi fa, c'hai qualcosa qua sotto, cazzo, mazzi, gli tiro fuori il sacchetto da 10 grammi, faccio, guarda, c'ho questo. ma dov'è la cosa che fa ridere? Cioè, tu ti senti veramente fuck the police, cioè ti senti fuck the system. Cioè, dov'è la cosa che fa ridere? Dov'è la cosa simpatica? Dov'è la cosa, cioè, ribelle che hai preso per il culo i carabinieri e poi ti hanno inculato sicuramente? Come se tu potessi nascondere 150 grammi d'erba così. Allora si mettono a perquisirmi la stanza e dentro sta c***o di pentola trovano sto sacchettone con un etto e mezzo d'erba e mi fai questo? E io l'ho guardato come per dire, ops, me lo sono dimenticato. Ah, che simpatico. Che grand'uomo. Cosa hanno fatto questi qua? Mentre ribaltavano vestiti, praticamente immaginate tipo una zona centrale dove a sinistra c'era la cassettiera e a destra c'era l'armadio dei vestiti. Perciò lo sbirro continuava a tirar fuori i vestiti e a buttarli per terra, no? Mentre il poliziotto di destra buttava i vestiti per terra, il poliziotto di sinistra apriva i cassetti e guardava dentro. Che cosa ha fatto? Il cassetto dove c'era sotto il bilancino l'ha aperto di prepotenza. Cioè, in realtà li aprivano tutti di prepotenza. Quando ha aperto il cassetto di prepotenza. Vabbè, qua secondo me è un po' anche la cosa che sta succedendo oggi, un po' col casino dei carabinieri che se ne approfitto. Cioè, tu quando entri a casa degli altri non è che devi essere prepotente, cioè secondo me ci deve essere anche rispetto quando uno commette degli sbagli, cioè tutti abbiamo una dignità, quindi anche il fatto, vabbè, cioè, ovvio, tu tiri le robe a terra,
li metti, diciamo, li fai volare, ovviamente cerchi di non rompere le cose altrui, però io ci credo molto a questa cosa che i carabinieri, la polizia ti entra in casa e ti apre le cose magari sbattendotele, magari avranno anche fretta, però c'è stile, ci vuole anche stile, cosa che stile non ne hanno le forze dell'ordine, ahimè. E vabbè, stiamo parlando di cazzate perché alla fine lui è lo spacciatore, quello che ha le colpe, però mi dispiace questa cosa. Ah, il bilancino è stato sparato fuori da sotto al cassetto, è finito sui vestiti e una frazione di secondo dopo sono arrivati sopra i vestiti che stava guardando l'altro poliziotto. Perciò ho detto no, vabbè, non ci posso credere. Allora lì non hanno trovato il bilancino, non hanno trovato soldi perché non ne avevo e gli ho detto che l'erba l'ho fatta io. Però ci avevano trovato il fumo non potevo averlo fatto io. E niente, portano in caserma. Il giorno dopo mi portano in tribunale, direttissima, e mi danno 7 mesi di arresti domiciliari. Faccio, vabbè, 7 mesi di arresti a casa dei miei genitori. Dai, dai, una vacanzina, ci facciamo una vacanzina. Cioè, e tra l'altro, cioè, il Cerbero ha fatto tipo una live scrivendo guerra tra falliti, ci interessa con la sua faccia. 7 mesi, che saranno? Mamma mia, tu sì che sei il Che Guevara italiano. Villozzo, 3.000 metri quadri di giardino, cioè proprio Wanam, la pacchia. Torna a casa. Cioè, non è che un coglione capisce magari che può aver sbagliato, che spacciare magari può far male. Questa è la giustizia italiana, cioè non guarda mai in faccia alle persone. E per guardare in faccia dico, tu a questo ragazzo, ok, lo stai punendo, ma in che modo stai evitando che lui ti commetta quel fatto? Perché alla fine tu l'hai premiato, gli hai dato 7 mesi in una villa. Invita i suoi amici, cioè alla fine è molto meglio che sbatterlo in galera. Certo, magari non ti costa mantenerlo là in galera, però magari lo fai pagare. Cioè, è una cosa assurda perché sto ragazzo quante volte è stato in galera agli arresti ed è rimasto un pagliaccio. Quindi la giustizia italiana non ci riflette su queste cose. E poi non puoi avere fiducia nello Stato, in uno Stato che fa le cose senza senso, senza senso. Non so se siano volute, a sto punto io dico sì. Cioè, o ci sono dei coglioni emeriti in politica, oppure lo fanno in malafede. Però a sto punto io penso che siano dei coglioni emeriti, perché, cioè, qual è la malafede in questo? Cioè, non capisco. Boh. Casa dei miei, passa 1, 2, 3 giorni, non sapevo che c***o fare, ancora non andavo in palestra, perciò l'unica cosa che facevo era giocare 10 ore al giorno. Quel periodo di arresti domiciliari scopro l'internet e ho iniziato a giocare a Gears of War online. Che sarà tipo nel 2002 forse, perché lui ha 22 anni, ora ne avrà forse un 38, quindi 2005. Ho iniziato a conoscere gente, cioè lì è proprio, ho fatto il mio primo account, Ercole, cioè proprio wow, spaccavo tutto, no? Niente, mi faccio sto di 7 mesi di arresti domiciliari. Il 28 maggio prendo, posso circolarmela. Non avevo imparato un c***o, ovviamente, perciò ho ricominciato tipo dopo una settimana, ho ricominciato a prendere panette. Ma non l'avrei detto! Non l'avrei detto, caro Ercole! Cioè, pensavo che avessi capito, diciamo, i tuoi errori, avessi meditato, avessi usato questi 7 mesi per cercare di diventare una persona migliore e di avere un ruolo utile nella società. Non me l'aspettavo. A fare le cazzate che voi non dovete mai fare. Così come ero uscito dal giro per 7 mesi, sono uscito di casa e ci sono rientrato proprio di testa, a capofitto. Ed è andata in questo modo. Cosa succede? Che ricominciando a girare. Evidentemente anche lo Stato ha, cioè, se ti punisce così, cioè ti dà gli arresti domiciliari, beh, 7 mesi, tanto 7 mesi vuol dire che l'inverno te lo passi a casa. Sapete io quanti inverni mi sono fatti a casa, che poi alla fine
Cioè, magari gli arresti domiciliari a quel tempo tu potevi anche farti una passeggiata e non se ne accorgevano assolutamente. Forse dovevi firmare magari la mattina che arrivano, non lo so questo qui. Però di certo non penso che eri controllato. E quindi non è neanche una punizione, perché magari se gli danno 7 mesi in estate ci posso anche stare, ma 7 mesi d'inverno. Cioè io d'inverno, quest'inverno sono uscito forse 3 volte con gli amici, così. Quindi a sto punto. Farmela in quell'ambiente del c***o. Niente, un giorno un tizio prende, mi chiama e mi fa: "Oh, minchia bella, dove sei? Bla bla bla, ci vediamo qua davanti al centro sportivo a Senago, dove ci sono le piscine di Senago." Prendo, dovevo andare da sto tizio, ma io mi ero dimenticato, e allo stesso tempo stavo anche finendo il fumo, perciò vado al parcheggio. Vabbè, questo è l'effetto della droga, il dimenticarsi le cose. Dal mio socio, da un mio amico, e gli faccio: "Oh, zio, ma un paio di pagnotte le recuperiamo entro un'oretta." Questo qua mi guarda, prende il telefono, fa: "Ah sì, ok." Mette giù il telefono, mi guarda e fa: "Ok, un quarto d'ora sono qua." Va, tornami, da ste due c***o di panette, e gli faccio: "Era passata un'ora da quando avevo detto al..." Ma chi è lo streamer? Cioè, chi è che voleva panetti? "Tizio, se ci vediamo." Vado a casa, prendo i soldi e te li porto. 5 minuti, ero a 1 chilometro da casa. Mentre finisco di dirgli sta c***o di frase, mi chiama sto tizio e mi fa: "Oh, ma dove sei? Io, oh, ma sono qua che ti sto aspettando." Gli faccio: "P***a, c'hai ragione." Allora guardo il mio amico e gli faccio: "Ascolta, gli faccio, vado a portare lo svampo al tizio. Vado a casa, ti piglio i soldi e te li porto." "Ok, va bene, tranqui." Questo tizio qua che mi aveva chiamato si prendeva sempre 20 euro di fisso, si comprava sempre 5 grammi di fisso, non ha mai preso una roba diversa. C'avevo 5 grammi in mano, arrivo là davanti, lo guardo, questo qua arriva, mi tira fuori un verde, mi tira fuori un 100 euro. Niente, mi servono 100 euro, lo guardo e gli faccio: "Vabbè, nei..." C'avevo due panette intere e un pacchetto di sigarette con il fumo già tagliato, no? Gli faccio: "Vabbè, andiamo in fondo alla via che ti do il fumo." Neanche faccio in tempo a dire sta cosa, arriva sto c***o di BMW con su due tizi, tirano giù il finestrino e fa: "Ragazzi, sapete dov'è via?" Non ha neanche detto il nome della via. Tempo che ha detto via, hanno aperto le portiere, fa: "Carabinieri, fermi." Bellissima, ci volevo essere questa scena. Ragazzi, con la pistola. E mi sono ritrovato seduto sullo scarabeo con le E lì ti sarei sentito un coglione. Cioè, lì ti sarei sentito proprio quello che tutti gli altri pensano di te, in Italia. manette dietro alla schiena e il motorino ancora acceso. Mi iniziano a perquisire, mi trovano, ce l'avevo nei c***i, mi fa: "Cosa hai, cosa non hai?" Tanto mi avrebbero portato in caserma, perciò gli tiro fuori il pacchetto di fazzoletti. Mi tiro fuori il pacchetto di fazzoletti con dentro quei 20-25 grammi di fumo a stecche che avevo. Non erano contenti, allora hanno iniziato a insistere, a continuare, che sapevano che, cioè, pensavano quasi certamente che io ne Quella si fa le foto. avessi ancora. Ho detto: "Se questi qua adesso mi portano in caserma, mi sfondano." "No, beh, che sfiga, adesso ci arriveremo. Questi qua mi stanno per mettere in macchina, danno le chiavi del mio motorino al tipo a cui stavo per portare il fumo e gli dicono di portare il mio motorino in caserma." Cioè, praticamente mi aveva cantato il tipo a cui stavo portando il fumo. Non è stato un caso. Infatti, quando... Ah, quindi il tipo l'aveva tradito. Hai capito? Ma chissà perché, cioè, perché alla fine lui mica è un grosso spacciatore, quindi, boh, non ha senso questa cosa. Quando ho realizzato questa cosa, ho detto: "Ma sto grandissimo Ana, ma mi si narghido gli..." Cioè, Figlio di puttana. praticamente era tutto preparato. Vabbè, niente, li porto in giro un po' tra Desio, Rho, Paderno. Cioè, ho fatto fare un giro del c***o. Niente, li faccio girare un po' per il parchetto, cioè per i paesi. Li porto in sto c***o di parchetto davanti a un centro sportivo a Paderno, in via Roma. Mi infilo in un cespuglio, butto le due panette per terra e gli faccio trovare queste due c***o di panette, che poi mi hanno accollato a me lo stesso. Cioè, mi hanno dato tipo come se io avessi collaborato al mio stesso arresto. Cioè, mi hanno dato tipo una pena più lieve, ma un... Erano passati 3 mesi, eh? Maggio, giugno, luglio, agosto. No, il 28 agosto! E niente,
Stessa procedura di prima. Mi hanno portato in caserma, mi hanno portato a Monza a fare di nuovo le impronte, mi hanno portato. No, aspetta, hanno chiamato il magistrato e invece di farmi il processo in direttissima, hanno preso il giorno dopo, mi hanno portato a San Vittore. Fatto sta che niente, mi portano a San Vittore dopo 9 o 11 giorni, adesso non mi ricordo. Avevo 22 anni. Dopo questi 11 giorni a San Vittore vado a fare il processo insieme ad altre 12 persone, ovvero vuol dire manette rigide, catena. Altro detenuto, manette rigide, così per uscire dal carcere alle 6 del mattino con il processo alle 10, sul furgone della polizia penitenziaria ci hanno portato tutti. Queste sono belle soddisfazioni nella vita, Ci hanno portato tutti in caserma, in caserma, in tribunale, scusatemi, in tribunale. Ci hanno messo dentro sta cazzo di cella. Ci hanno dato da mangiare dei wurstel di Abraham con un pezzo di pane e una bottiglietta d'acqua. Niente, tutti che facevano il processo. Ho detto, amica, mi farò un anno e mezzo. Mi fanno ciucciare pure i 2 anni di quello di quello precedente. precedente. Ho detto, sono fottuto. Ma Niente. invece, sorpresa. Perché già immagino la giustizia italiana, altro arresto domiciliare, perché lui non è stato mai in galera, ha detto. Entro a fare il processo, bla bla bla, con la recidiva, mi danno 18 mesi di arresti domiciliari. Wow, complimenti! Che faccio? Complimenti! I tuoi genitori ne saranno fieri. Mamma mia, quante soddisfazioni che gli hai dato i tuoi genitori. Cioè, veramente ho detto no, vabbè, 18 mesi ancora non ci credo. Però in quei 18 mesi ho fatto il livello 100. Queste pisciazze, vi ricordo che i carabinieri hanno definito le pisciazze perché loro sono cattivi. Gears of War 2 online sull'Xbox. Ho spaccato tutto. Però vabbè, comunque il discorso è sempre lo stesso. Villazza, 3000 metri quadri di giardino, l'orto, zona barbecue, la palestrina. Perché nel frattempo in quei 3 mesi mi ero pure iscritto in palestra. Perciò ho detto, famose sti 18 mesi d'arresti domiciliari, che poi sono diventati 15, perché ogni 6 mesi che tu fai il bravo, ovvero buona condotta, ti scalano 45 giorni di pena. Vabbè, niente, mi piombo sti 15 mesi d'arresti, di cui una volta, ragazzi, c'erano 3 miei amici a casa mia, eravamo giù che ci stavamo guardando un film. Mia zia ha chiamato di nuovo i carabinieri dicendo che io ero giù agli arresti domiciliari. Ma poi sta zia, ma quanto è stronza, cioè, a un certo punto di vista, boh, vabbè, ci sta, dai, ci sta che ha chiamato i carabinieri, però proprio lei di nuovo, proprio incattivita, abiterà vicino, cioè ce l'aveva a morte questo ragazzo, secondo me. Non so perché, però, cioè, 2 volte l'ha smerdato. Domiciliari con i miei amici, perciò questi sono arrivati ancora i carabinieri, ci hanno perquisito a tutti, non hanno trovato niente di niente, hanno soltanto rotto il c***o loro perché erano a casa mia. Esco il 28 aprile, mi pare, mi sembra il 28, no, non era aprile, era prima, Un anno, è settembre, agosto. ottobre, novembre, il 28 novembre del 2010, erano passati un po' di anni, era il 28 ottobre del 2010. Quindi lui adesso ne ha 33. Che schifo. Sembra che ne abbia tipo 38. E a me invece la quarta volta, cioè la terza volta, è stata la mia ex. Praticamente io poi durante gli anni mi ero lasciato con quella ragazza, mi ero fidanzato con un'altra ragazza che ho lasciato anche lei perché mi aveva rotto i c***i. Io vivevo da solo. Ma c'è qualcuno che non ti rompe i coglioni? Forse il manichino lì. Forse il manichino lì dietro tu hai buoni rapporti. È l'unica persona che ti sta simpatica, forse. Vivo da solo da un mese e mezzo più o meno, cioè neanche da tanto, vivo a 3 km da casa. Fatto sta che niente, mi facevo le piante a casa, poi ovviamente anche lì non avevo capito un c***o. Avevo ricominciato a frequentare la mia prima ragazza, quella dei 3 anni.
Ok, perciò una certa ho ricominciato a frequentare la mia prima ragazza. Niente, praticamente questa qui, la mia ex stalker, quando ha scoperto Stavi di nuovo con la che tua stavo ex? di nuovo con la mia prima No, ragazza, ha chiamato. Allora io cosa facevo? In quel periodo mi avevano levato la patente. Perciò io prendevo, andavo in palestra vabbè. dall'altra. Che poi ci sarebbe un'altra storia sul fatto che ti hanno levato la patente, perché non penso che uno che spaccia gli levano la patente così, cioè, nel senso non lo fai lavorare così. Però non penso che magari era guida in stato di ebbrezza e altre cose molto belle. Parte Quante sorprese questo ragazzo, del paese, perciò ci andavo in bicicletta. Perciò io la mattina prendevo, eh? siccome Ma io immagino lo spacciatore in bicicletta, tipo quello che nei film americani invece di lanciare giornali lancia tipo Simone Panetti. Si chiama Simone Panetti, giusto? lavoravo all'ANSA, iniziavo il turno all'una. Dall'una e mezza alle 9, prendevo, mi svegliavo alle 9, andavo in palestra dall'altra parte del paese, tornavo per mezzogiorno e aspettavo il mio collega che mi veniva a prendere. Quando beccavo i posti di blocco nel paese, io prendevo, aprivo Facebook e scrivevo: oh, raga, occhio, posto di blocco delle RM in via, posto di blocco degli in via. Ma gliel'ho fatto tipo, ma tipo, beccavo un giorno sì, un giorno no, beccavo il posto di blocco. Bravo, non ti smentisci mai. Cioè, raga, ma di che stiamo scherzando? Ma lui è veramente un ribelle, ragazzi. Lui è il Che Guevara. Io quasi quasi cambio nome e lo chiamo il Che Guevara italiano. Io lo chiamerei il Che Guevara italiano anziché il Colera. Però sono due soprannomi su cui magari si potrà fare un sondaggio in futuro. Però il Che Guevara italiano lo rappresenta molto, perché lui è quello che andrà ai posti di blocco, lui è proprio fuck the system. Perciò aprivo Facebook e glielo scrivevo: quella st nata in caserma. Anzi, tipo non racconta di quando lanciava lanciafiamme in piazza, faceva, diciamo, il black block. Cioè, ce lo vedo lui. È andata a dirgli che avevo a casa le piante, che vendevo l'erba e Ma perfume chi? in tasca. Aspetta. Ma chi? È andata a dirgli che avevo a casa le piante. Ma Ma gliel'ho chi? fatto tipo, ma tipo, beccavo un giorno sì, un giorno no, beccavo il posto di blocco. Perciò aprivo Facebook e glielo scrivevo: quella st è andata in caserma. È andata a dirgli Ah, la sua ragazza, la sua ex. che avevo a casa le piante, che vendevo l'erba. E per fomentarli ancora di più. Comunque è carina la sua ragazza, penso che abbia tipo forse 25 anni, 23 anni, che sia tipo un'altra ribellona, quindi si trova molto a suo agio con questo tipo di uomo. C'è un uomo, cioè lei è tipo una ribellona che si fa le canne, che è scappata di casa dai genitori. Secondo me ha questa storia, non è la classica ragazza tipo laureata, che ha un bel rapporto con i genitori, perché una persona che ha un bel rapporto con suo padre, un rapporto sano, non se ne va con questo, perché questo ha dei problemi, ragazzi, veramente, è un uomo problematico. Non penso che siano problemi gravissimi. Una psicologa potrebbe aiutarlo, però potrebbe anche aiutarlo, diciamo. Lo so, la psicologa io gliela suggerisco caldamente, perché è molto. Ha poche idee, ma confuse. Di più, gli ha aperto il mio Facebook davanti e gli ha fatto vedere che gli segnalavo i posti di blocco su Facebook, no? Ok, perciò questi erano incazzati a bestia. Mamma fra! Oh, mamma fra! Mamma mia! Un giorno sono entrati in Cazzo è sei. Sono entrati in sei a casa mia con la pistola in mano. Con la pistola in mano, cioè, praticamente avevo sei ferri puntati in faccia, con scritto: fermi tutti i carabinieri, cazzo. Io le guardo e gli faccio: raga, ma sono da solo. Cioè, c'era il cane in camera da letto, Queen, il cane che c'è dai miei. L'avevo appena preso, la grossa così. E praticamente eravamo io e il cane, questi qua sono entrati. Manco così, FBI open up, proprio di una prepotenza inaudita. Fatto Anche questa cosa esagerata, alla fine non è Che Guevara, non è il vero Che Guevara, non è
un narcotrafficante, semplicemente un bulletto che spaccia droga, dai. Sta che mi è andata di stralusso, mi è andata di stralusso. Ragazzi, ha fatto veramente una. Cioè, io c'avevo la grow box in camera, c'avevo le piante che erano Ormai tipo i carabinieri hanno le chiavi di casa sua, tante volte che ci sono andati. alte 1 metro, non erano neanche in fioritura. No, forse erano in fioritura da un giorno o due. Erano in fioritura da un giorno o due. Cosa fanno? Mi trovano. Cioè, avevo un barattolo di vetro, sai quelli dove ci fanno tipo gli ecosistemi? C'è un barattolo di vetro così con dentro un etto e mezzo, poco più di un etto e mezzo d'erba. Avevo 3.250 euro in contanti. Cazzo. Comunque con l'erba si fanno veramente tanti soldi. Io, se non avessi, diciamo, io ci ho pensato a fare questa cosa. Non l'ho fatta mai. Però magari in un'altra vita l'avrei fatto, perché si fanno veramente tanti soldi, cazzo. Certo, poi devi avere la coscienza, perché lì è la coscienza, cioè non è tanto che ti arrestano, perché io penso che non mi farei arrestare per il semplice motivo che mi terrei un po' lontano e non mi farei coinvolgere molto dalla cosa dei soldi, sì, magari all'inizio, però secondo me, cioè, mi accontenterei di pochi soldi, perché magari lui se ne faceva, per averne 150 grammi, penso che quei grammi in un mese già li ha più che venduti. Magari si faceva anche 1000-2000 euro al mese. Io mi accontenterei anche di meno, con magari avere un altro lavoro. Però alla fine, cioè, allora, se la cosa fosse legale, probabilmente la farei. È un po' sta cosa che mi ferma, perché alla fine tu dici, vabbè, quei ragazzi non sono dei coglioni, cioè tu lo sai che gli stai dando della droga, a loro serve, gli fa bene, un po' come quelli del McDonald's, quindi a loro serve, va bene. Però io non ci sto capendo molto in questa situazione, perché, cioè, magari è il mio un giudizio sul fatto che è legale e non è legale, non è tanto un metodo buono per stabilire se una cosa è buona o no, perché altrimenti, cioè, potrebbero dire che bere l'acqua dal rubinetto e offrirla alle persone è illegale, allora uno non lo fa, cioè solo perché te l'hanno detto. Quindi non lo so, non lo so qui. Andiamo avanti. Con Proseguiamo. tutte le buste paghe dell'AMSA, perché io praticamente quando lavoravo all'AMSA pigliavo lo stipendio, andavo a cambiare l'assegno, arrivavo a casa e lo buttavo lì. Niente, cosa succede? Cosa succede? Iniziano a perquisire casa. Iniziano a perquisirmi casa e gli faccio: ascolta, zio, l'erba è là, i soldi sono là e. Stavolta facciamo una cosa veloce, dai. Che vuoi? L'erba è là, l'erba è là. Non c'è bisogno che mi rompete il cazzo con gli armadi. L'ho sistemato, l'ho messo lì. State tranquilli. E di là in camera c'ho quattro piante. Niente, iniziano a perquisirmi il salotto. Cosa fa il carabiniere? Apre la credenza. La credenza avevo tre scompartimenti. C'avevo dolce, salato, buste, bilancino, stagnola. Ed erano di quelle con il vetro offuscato. Lo sbirro che fa? Apre la credenza, fa dolce, salato, Chiude. chiude. Quando gli ho visto chiudere la. Cioè, ve lo sto raccontando, raga, guardate, c'ho i brividi. Quando ho chiuso la. Cazzo, però sono dei coglioni, eh. Cioè, nel primo caso non l'hanno sgamato tanto perché aveva aveva il bilancino, quello gliel'ha tirato sotto le robe. Cioè, lui è stato veramente miracolato che forse il signore è sceso per mettergli le robe sopra il bilancino, cioè proprio si è preso 5 minuti proprio per miracolarlo. Ma i carabinieri, cazzo, ma come non vi vergognate? Cioè, siete così disorganizzati che vi perdete nei dettagli. Cioè, fate una perquisizione di un giorno, fate la perquisizione di un giorno, ve la prendete comoda. Magari il tizio lo arrestate, non lo so, però non potete fare così in fretta e furia col nervosismo anche, perché poi sono nervosi. Magari capiti quella persona che si è rotta i coglioni e quindi, cioè, fa le cose distratto, e non è bello, perché queste sono cose, cioè, non, uno può fare il salumiere che si distrae, si taglia un dito, no?
si taglia quel grammo in più, ma non il carabiniere deve essere proprio zoom, proprio. La credenza, ho detto no, vabbè, il boss finale, ho detto non ci credo. Pigliano tutto l'ambaradam e lo portano tutto in caserma. Nel frattempo io ero nella pattuglia e quella b*** della mia ex era 50 metri più avanti nella via, perché... Cazzo, cioè che brutto, cioè proprio curiosona, rosicona. Parcheggiata con la sua amica di m*** in macchina, cioè proprio lì con i popcorn. Vabbè, sta che lì con lì mi mancava tipo un mese e mezzo allo scattare dei 5 anni per non avere la recidiva. Quando sono andato a processo sono stato assolto. Come assolto? Sono stato assolto dall'articolo 73, mi hanno dato l'articolo 75, l'articolo 73 detenzione ai fini di spaccio e l'articolo 75 detenzione a uso personale. Perciò faccio, ragazzi, cioè, i 3.250 euro ci sono le buste paghe dell'AMSA, l'erba che ho era 1,5 etto, non è che ho trovato 1,5 chili, me l'ero fatta io nella grow box. Andiamo a fare il processo, forse mi avevano dato 6 mesi d'arresti domiciliari. Dopo un mese l'avvocato ha fatto la richiesta per respingere gli arresti domiciliari, per dire ma scusa, l'avete assolto, che fa gli arresti domiciliari a fare? Certo, infatti, sei assolto. Scusatemi un secondo, facendo la richiesta di firma, alla fine non ho fatto niente. Cioè, mi hanno liberato. Ho fatto un mese d'arresti domiciliari e mi hanno mollato. Cioè, ma questo qui comunque se le cerca le cose. Cioè, anziché cambiare vita, tipo, visto che lavora, aveva anche un lavoro, cioè, doveva per forza drogare le persone, cioè, spacciare. Cioè, è assurdo. Boh. E poi devo dire un'altra cosa che me la sono scordata. Sarà Dopo un il suo fumo, sarà che mi fa scordare. mese, l'avvocato ha fatto la richiesta per respingere gli arresti domiciliari, per dire ma scusa, l'avete assolto, che fa gli arresti domiciliari a fare? Scusatemi un secondo. Facendo la richiesta di firma, alla fine non ho fatto niente. Cioè, mi hanno liberato, ho fatto un mese d'arresti domiciliari e mi hanno mollato. Anche lì non avevo imparato un c***o, perché io sono una testa di padre. Perciò finché non ci sbatto la faccia su determinate cose non riesco a capire che sto... Cioè, non riuscivo a capire che stavo sbagliando, avevo un'altra età. Finito quel Eh sì, perché adesso sei diventato maturo invece. periodo sono uscito, ho ricominciato di nuovo a fare le mie c***ate. Fatto sta che niente, ho addirittura iniziato a lavorare. Ho detto, minchia, potrei addirittura andare al lavoro. Così almeno... Se vendo l'erba ma sto lavorando, nessuno mi romperà il c***o. Dire? Cioè, se sai quando hai finito le parole, hai finito le parole proprio perché pensavi di non toccare dei bassi fondi del genere. Sono passati gli anni, lì dal 2016. Dal 2016. Ah, aspetta un attimo, no! Quando mi hanno arrestato quella volta, mi hanno portato anche lì a San Vittore, Ma io te lo volevo in dire. attesa di processo. E mi hanno liberato il 24 dicembre. Ho fatto... È stato quando hai perso i capelli, no? Che è stato quando ho perso i capelli. Mi liberano il 24 dicembre. Mi faccio quei 6 mesi di arresti domiciliari, che poi era diventato uno solo. Cioè, dopo un mese a San Vittore, dopo un mese di arresti domiciliari, mi hanno assolto. Capito? Cioè, praticamente mi sono... Ma allora perché dice che non è mai stato arrestato in galera? Lui l'ha detto, io ho fatto, quando è andato al CERV, ha detto, io ho fatto, mi hanno, ho 7 denunce, mi pare che ha detto, e lui fa, ma ho 7 denunce, ma non significa che sono stato arrestato, come se è stato arrestato, sei stato pure in carcere, quindi sei un criminale, amico mio. E sei anche un bugiardo. Sei anche un bugiardo. Mi sono fatto un mese a San Vittore completamente a gratis, a gratis. In quel mese... Capito? A gratis, ecco. E cioè, lui prende le cose come se fossero, capito? Cioè, come se lui vincesse sempre.
lui vincesse sempre, cioè mi fanno, ma tanto vinco io che mi date gli arresti domiciliari, cioè anziché dire tipo, sono stato un coglione, non lo rifarei, meritavo di peggio, no, dice, a gratis. Guarda, l'avvocato mi fa uscire dopo una. Ma che bello! Ho fatto di carcere, cioè ero dentro, ero in cella con quattro persone che erano tutti coimputati perché facevano le rapine, gli hanno trovato una sacca di armi e perciò niente, li hanno allacciati ed erano tutti lì in attesa di processo. Ma perché non chiedevi se ti facevano un colloquio di lavoro mentre che c'eri? Chi lo sa, magari diventavi pure un rapinatore mentre che c'eri. Più un tizio, no, erano tre coimputati e c'era un altro tizio pugliese. Ciao Johnson, scusa se non ti ho cagato. Spero che non sia andato via. Cioè, io praticamente ho scelto questo nome perché praticamente mi piaceva. Io mi reputo una brutta persona. Cioè, ma quel brutto proprio che poi diventa bello col tempo, dopo che lo plasmi, diventa una cosa gradevole. Ognuno ha la sua interpretazione. Quindi, non lo so, penso che faccia schifo come descrizione, ora che la vedo, mi sento un po' in colpa. Però c'è di peggio. Vabbè. Johnson, buona permanenza, buona visione. Eccolo, è un criminale, sì, assolutamente. C'era un altro tizio pugliese che mi faceva pisciare dalle Questa me risate. lo Mi faceva pisciare dalle risate. Allora, sai, quando tu arrivi in carcere ti dicono: oh, perché sei stato arrestato? Cosa hai fatto? Bla bla bla, gli faccio vedere i fogli perché vogliono sapere se tu sei un infame o meno, no? Fatto sta che mi raccontano loro che cosa hanno combinato. Il quarto, questo qua pugliese che mi faceva pisciare sotto, faceva il camionista. L'hanno fermato. L'hanno fermato, gli hanno controllato il carico tipo border security, tipo airport security, e c'aveva più di 400 kg di fumo in un bancale. Cioè un bancale di fumo praticamente in mezzo a tutta la merce. E gli faccio: beh, scusa, ma tu che c***o hai fatto quando te l'hanno trovato? Lui mi ha guardato e mi fa, e gli faccio: maresciallo, ma a me avevano detto che caricavano un bancale dell'ASICS, mica un bancale di hashish. Minchia, ho riso una settimana. Esco da là. Torno alla vita normale nel 2018. Questa cosa ci fa pensare che c'è gente di peggio rispetto a lui. Cioè lui anzi è uno di quei criminali tranquilli. Però c'è gente di peggio. C'è gente di peggio che potrebbe aprirsi un canale su Twitch nei prossimi mesi. E potrebbe deliziarci con le loro favolette. State attenti, ragazzi. Twitch non è più un posto per bambini. Assolutamente, è un posto pericoloso. Vengo qua a vivere a Milano per il lavoro, trovo un lavoro prepotentissimo al locale con la sciura. Vengo qua a vivere qua dentro, in questa casa, nel 2018. Lavoriamo e via dicendo, continuavo a fare c***o perché ho fatto c***o fino a un anno fa più o meno. Fatto sta che col presentarsi di alcune situazioni che non vi sto a dire, non perché mi dilungherei, ma per il semplice fatto che non sono c***i vostri, la signora viene a vivere a... Vabbè, ma tanto abbiamo saputo tutto di te, guarda, cioè non ci stupiremmo non di sentire giudicato perché, cioè non di sentire in imbarazzo, vabbè, a parte che magari possono riguardare altre persone, però, cioè, non, sicuramente non ci causeresti un trauma né l'opinione che io ho di te, che abbiamo di te, non potrebbe peggiorare perché già penso abbia raggiunto il suo record. Casa mia. Fatto sta che un nostro ex collega prendeva i broccoli da me. Allora, un giorno viene, si prende, gli do sti tre etti d'erba, prende, esce, cioè mi paga, se ne va. 2 giorni dopo, c'era, era inizio Il giorno lockdown. dopo. Il giorno dopo era lockdown pieno che non si poteva uscire. Allora, io ovviamente me ne fotte un c***o, non si può uscire, non sono un cane, non sono un criceto. Prendo, esco, sta... Certo, cioè, coerenza col personaggio, almeno è coerente il personaggio perché lui è il Santiago
Che Guevara, Santiago Che Guevara e deve non rispettare le leggi. In questo caso io sono il primo a dire che non rispetterò il lockdown, mai, non rispetterò più nessuna cosa. Cioè, il mio massimo è mettere la mascherina nei locali, nei luoghi pubblici al chiuso. Cazzo, il gel non me lo metto. Green Pass non ne faccio, vaccini non ne faccio, vaffanculo. Questa è la mia idea e lì sono, diciamo, mi sento un po' Ercole. Come dice lui, l'autostima mi è andata a bomba appena mi sento simile a questo individuo. Stavo andando in palestra, stavo andando ad allenarmi. All'inizio della via c'era sta c***o di Audi A3 grigia che mi suonano e guardo e faccio c***o vuoi, cioè, chi sei? Niente, fatto sta che viene fuori che erano tre poliziotti in borghese, hanno iniziato a farmi domande su chi fossi, dove vivessi, gli ho detto una palata di c***ate. Finché non hanno iniziato a rompermi i c***o, cioè, ascolta, mi hai rotto il c***o. Prendo, metto la mano in tasca per pigliare il cellulare per chiamare l'avvocato. Questi qua mi saltano addosso. Cioè, ma che c***o state facendo? Cioè, nel senso, poi ovviamente ho opposto resistenza perché erano, cioè, tre imbecilli. Cosa succede? Nel frattempo lei... Se c'ho il manganello, volevo vedere se opponevi resistenza. Ti sei cagato quando ti hanno puntato la pistola addosso, Stava tornando a casa. Allora, io c'avevo il telefono, ho detto, adesso questi qua mi rompono i c***i. Ho fatto il codice del telefono, non glielo do, perciò sti c***o. Prendo il telefono, lo lancio quasi sotto una macchina. E ce le avevo tutte e tre addosso. Passa la signora e vede il mio telefono lì. Oh, ma ha fatto una roba veramente geniale, eh. Cioè, il suo movimento è stato questo. Il suo movimento è stato questo. Ma Cioè, assurdo! Assurdo di una. veramente. Sì, giusto. Ci voglio gli applausi per Ercole. Mi associo. Ah, bellissimo. Praticamente. E ce le avevo tutte e tre addosso. Passa la signora e vede il mio telefono lì. Oh, ma ha fatto una roba veramente geniale, eh. Cioè, il suo movimento è stato questo. Il suo movimento è stato questo. Che cazzata. Cioè, assurdo. Assurdo di una naturalezza Perché io non avevo devastantissimo. capito loro chi fossero, erano tre nani in borghese che Sì. praticamente lo stavano menando e io praticamente ero arrivata. Cioè, Sì, ma non fare body shaming, non iniziare pure tu. mi giro, vedo che era Marco, cioè, vedo tutta la sua roba a terra, portafoglio, chiavi di casa, telefono, mi abbasso per prendere le sue cose. Niente, fatto sta che uno dei tre se ne accorge, prende e gli salta, cioè va, gli corre dietro, no? E Come lei. iniziano. Bonnie e Clyde! Abbiamo Bonnie e Clyde, ragazzi, due criminali a spasso per Torino, di dove sono? Praticamente Di Milano. mi tirano le sue cose dalle mani, mi tolgono lo zaino, mi tolgono il giubbino. Oddio, gli tolgono le cose da mie mani. Come lei ha realizzato che il pirla gli stava correndo dietro, ha preso il mio telefono. Questo è il mio telefono. Dopo che l'ha preso in mano lei. Fatto sta che chiamano altre due pattuglie. Alla fine arrivano. Sti sei. Perché ti sono venuti addosso? Alta infamata. Ah, altra infamata, certo, perché il tizio che è venuto a prendersi i traetti il giorno prima l'avevano arrestato nella parallela di casa mia. E questo qua ci ha messo 2 secondi a fargli il mio nome. Ma quindi lui si spacciava fino all'anno scorso, cioè diceva io sono un coglione, sono stato un coglione. Ma se tu praticamente spacci, io credo che lui finché non è diventato famoso, poi non lo so come è diventato famoso, non lo conoscevo fino a un mese fa, lui praticamente spacciava, perché ora ha questo guadagno di Twitch e appena finirà Twitch per il nostro caro Che Guevara, italiano, lui praticamente andrà di nuovo a spacciare, secondo me. Cioè, tra qualche mese, sì, perché Twitch, cioè, a meno che tu non ti fai già subito i 2, 2, 3 mila euro, perché
Penso che non ci avrai voglia di stare su Twitch quando ti puoi fare i money spacciando, eh? Per essere un attimino, come si dice, per avere un po' di clemenza, capito? Sì, per la quarta volta mi hanno. Comunque, questo ragazzo è sfigato nel perché molte persone lo tradiscono, e questa cosa deve farci riflettere. Quando ci accade qualcosa sempre, deve farci riflettere. La sfortuna non esiste, oppure la sfortuna può essere cambiata in fortuna, assolutamente. Per volte posso essere fortunato perché poteva andargli molto peggio. È stato miracolato alla fine. Però si è preso magari quello che meritava. Forse anche un po' meno, però cioè, è ancora giovane, c'ha 33 anni, il cucciolo. Quindi noi abbiamo fiducia in te, caro Ercole. Noi crediamo in te. Mi hanno cantato di prepotenza. Sì, per essere salvo, esatto, se l'era cantata di bella. Salgono in casa, 9 poliziotti in casa, a ribaltarmi tutto, tutti i nostri vestiti sul letto, tutta la roba qua era tutta sul divano per terra. Avevano trovato due etti dell'erba che avevo dato al tizio. Sentite qua che adesso c'è da ridere. Più un altro etto di quella che era quella che mi fumavo io, no? Fatto sta che mi fanno fare il processo in direttissima. M'hanno trovato quei due etti d'erba, l'altro etto d'erba che era quella che mi fumavo io, 10.000 euro in contanti, che io ho dovuto dimostrare anche perché avevo preso 10.000 euro di liquidazione dal Perché ti lavoro avevano quando licenziato. mi avevano licenziato per tenermi buono. Mi hanno detto: "Toh, Ercole, questi sono 10.000 euro se ce ne andiamo con una stretta, se te ne vai con una stretta di mano." Nell'attesa della risposta, durante il processo. Certo, le persone capiscono che personaggio sei, quindi un po' vogliono stare un po' alla larga da te, anche perché io non ho visto che lui sia molto pieno di amici. Cioè, sono persone come lui. Io, per esempio, posso dire che ho amici di qualunque tipo, estrazione sociale. Invece lui è amato magari dai suoi seguaci, diciamo, gli Ercolini. Io i suoi seguaci li chiamerò gli Ercolini. Oppure, chissà come si chiamano, tipo, i seguaci di Che Guevara. Boh. Però mi piace, gli Ercolini. Perché lui è tipo il leader, di solito lui è il leader, capito? Quello che fa brutto. E gli altri sono tipo i suoi seguaci che l'ammirano per le sue gesta, che tentano di emularlo. Magari qualcuno lo invidia anche, però ci sta. C'è il classico così, perché è difficile, è impossibile. Io mai ho mai incontrato in questi tipi di gruppi uno che gli dice: "Ma tu sei un coglione", perché lì. Cioè, se tu lo conosci e sei una persona intelligente, non ci stai con lui, non, cioè non lo frequenti perché veramente non hai. Sprechi il tuo tempo, perdi ore preziose della tua vita a stare con uno del genere. Però per molti sarà anche un punto di riferimento, per alcuni dico, sarà un punto di riferimento, la sua ragazza sarà innamoratissima di lui. Finché magari non trova un altro ancora più brutto. Erano arrivati gli esiti degli esami della sostanza stupefacente ed è venuto fuori che di quei due etti mi hanno dato 68 dosi perché il grado di THC era lo 0, era l'1,5%. Invece in quella che mi fumavo c'era il 16%, perciò da due etti di quella hanno messo, se non sbaglio, 68 dosi e dal letto che mi fumavo io ne hanno messe 498, che è una roba veramente imbarazzante, imbarazzante, 498 dosi da un etto. E mi hanno assolto, hanno comunque tenuto i soldi, perché 10.000 euro me li daranno l'anno prossimo, hanno comunque tenuto i soldi.
e mi hanno assolto, mi hanno dato neanche la firma, mi hanno detto ok, va bene, sei libero, basta. Questa è stata l'ultima volta che mi hanno arrestato. E sono 4 volte per sostanze stupefacenti. Tra la quarta e la terza volta, quando sono venuto a vivere qua a Milano, che non c'avevo tanti soldi perché pagavo l'affitto, t'hanno fatto A un favore me a darti cosa meno hanno dollari. fatto? Ah, è Senza vero? motivo mi hanno presa, mi hanno ammanettata, mi hanno chiusa in auto per 1 ora e mezza mentre hanno portato Marco su in casa. Mi hanno tenuta chiusa in macchina, che io soffro anche di claustrofobia, mi stavo sentendo male praticamente. E niente, ho detto vabbè. Vabbè, cara mia, hai ragione, però renditi conto che il mondo è ingiusto e renditi conto che questa sarà la tua vita, stare con gente del genere. Perché fondamentalmente io la voglio dire una cazzata, però non mi sembri stupida. Non mi sembri stupida. Lui lo è, cioè può recuperare, tutti possiamo recuperare, però tu, cioè si vede che stai con lui perché hai magari un passato difficile con la tua famiglia, non ti hanno accettata e quindi questa sarà la tua vita, giusto, non giusto, polizia buona, polizia cattiva, ma... E questo è quello che raccoglierai stando insieme a persone del genere. Sposami, sposami, sposami. Mi segue una persona, ho la media di 0,2 spettatori, però io ti assicuro che odio la claustrofobia. Ci faremo delle passeggiate lunghissime nel mio paese, al parco. Respireremo tantissima aria. Vabbè, perché E sembra. sbattimenti e testate nel finestrino, mi hanno aperto la portiera, dopo un'altra mezz'ora mi hanno fatto uscire e salire in casa, che tra l'altro mi stavo pisciando addosso, avevo anche il ciclo, e poi mi hanno riammanettata e mi hanno portata con lui in caserma, mi hanno chiuso in una cazzo di cella dove sono praticamente svenuta, sempre perché soffro di claustrofobia, e non mi hanno permesso né di chiamare il mio avvocato, né nessuno, e tra l'altro mi avevano sequestrato tutto, si erano presi la mia borsa, il mio telefono, tutte le mie cose, mentre Marco ha chiamato il suo avvocato, sua mamma e tutto il resto, cioè a me mi avevano rinchiusa lì dentro a morire senza nessun cazzo di motivo, e poi alle 11 mi hanno lasciata andare sotto la pioggia. Poi niente, da quella volta. Io immagino che relazione abbiate, cioè, non immagino veramente quando possa essere tossica la vostra relazione. Non ho avuto a che fare con persone del genere tanto per poter conoscere che tipo di relazione abbia, però sono sicuro che non sarà una cosa, non sarà una cosa leggera, leggerissima. Boh, però a pensarci c'è anche quell'aspetto. Da lì, quando mi è successo, cioè da quando è successa quella cosa, non ho più fatto cazzate, sono tornato a casa, grazie a mio fratello Aghino Junior che mi chiama, mi ha dato non una mano, ma me ne ha date tipo 5 o 6 anche. Abbiamo aperto sto canale di Twitch. Anche io ti darei una mano, però te la darei in faccia, proprio qua, finché non diventi una persona utile alla società. Abbiamo iniziato a fare cose. Io dico abbiamo perché lui è sempre con me, cioè anche se non è qua di presenza. I broccoli li mangio e basta. Però c'è stata una volta, tra la terza e la quarta volta che mi hanno arrestato, ce n'è che questa qua che vi ho raccontato in realtà è la quinta volta. La quarta volta che mi hanno arrestato per furto, perché quando sono arrivato a vivere a Milano, non avevo tanti soldi. Cioè, mi ero messo via dei soldi, ho pagato l'agenzia per la prima casa che ho preso qua a Milano, pagavo l'affitto e via dicendo. Fatto sta che stavo molto peggio di come sto adesso. E perciò cosa facevo? Andavo all'Esselunga,
andavo all'Esselunga a fare la spesa per i locali, no? E andavo col pronto spesa, che è sto di palmare, che tu man mano che prendi le cose le metti nel carrello, le batti con sto cazzo di palmare, poi arrivi alla fine alla cassa automatica, leggi un codice a barre, paghi e te ne vai fuori dentro. Ho detto, ma posso fare la spesa gratis? Ci ho provato una volta, ho preso quattro cazzate, le ho battute. Mi ha fatto ridere troppo la sua faccia. Tipo l'intuizione, no? Cioè, tipo un attimo, foto scattate un attimo prima della tragedia. È tipo la sua intuizione. Però lui non sa che lo porterà alla rovina Nel quell'intuizione. carrello le batti con sto cazzo di palmare, poi arrivi alla fine alla cassa automatica, leggi un codice a barre, paghi e te ne vai fuori dentro. Ho detto, ma posso fare la spesa gratis? Ci ho provato una volta, ho preso quattro cazzate, ne ho battute due, ho detto, sono uscito tranquillo. Fatto sta che lì poi io, siccome sono un faccio sempre le cose in grande, anche le cazzate. Riempivo il carrello della spesa, battevo 6-7 prodotti, facevo quei 30-40 euro di spesa e me ne andavo, e me ne andavo. E facevo spese tipo da. Cioè, ho provato anche a fare spese da 1000 euro e pagarne 30. Perciò, Vero. sì, non è stata la miglior mossa della mia vita, no, per l'amor di Dio, però nel senso mi ero fatto prendere la mano. E un giorno, tipo, dopo un tot volte che facevo ste cose, sì, spesa proletaria. Mi ferma il direttore dell'Esselunga. Mi ferma il direttore dell'Esselunga, mi chiede lo scontrino e niente, guarda lo scontrino e lo scontrino era da 30 euro. Fatto sta che la roba trabordava dal carrello. Che coglione, cioè, ma che coglione, cioè, a un certo punto di vista io ammiro il suo coraggio, perché cioè, ci vuole veramente tanto coraggio a fare dei furti così in grande, dei furti così in grande, cioè è spacciato, io ammiro questa cosa, che poi può essere utilizzata per cose buone, anche per, cioè è spacciato con, nelle relazioni, così. Però è chiaro che testa di cazzo rimane. Perciò sì, ma per al di là delle telecamere, quello non c'entra niente, non stavo rubando niente, non avevo rubato niente, non mi ero messo niente in tasca, non c'era niente di strano. Mi controlla la spesa, mi porta dietro nel magazzino dell'ortofrutta, mi controlla tutta la spesa e c'erano 740 euro di spesa nel carrello. E io avevo Ma come? Cioè, ma che cosa si comprava? I cioccolati d'oro. pagato 30 euro di scontrino, cioè in tutto erano 770 euro e io ne avevo pagati 30. Mi sono venuti a prendere i Ma carabinieri. questo qua probabilmente già lo sapeva il direttore del supermercato, perché tipo si era venuto, gli erano venuti i sospetti, secondo E ho fatto. Meno male che avevano la roba, le cose per le impronte digitali là nella caserma dove mi hanno portato. Cioè, i carabinieri più gentili che abbia mai conosciuto, ma abbia mai visto in vita mia, quelli sono stati, veramente. Ma ho fatto la nottata in caserma. Il giorno dopo, processo in direttissima. Ho fatto la richiesta di firma, perché comunque da lì, dalla parte del. A livello di reati non avevo mai fatto un furto, a me mi hanno sempre dato l'articolo 73 e l'articolo 75. Perciò niente, mi hanno dato un mese di firma, un mese di firma. Io andavo la mattina alle 9:30, alle 10:30 dovevo aprire il locale, vivevo in una traversa di via Torino e la caserma era a 250 metri da. Vabbè, un cazzo è un mese di firma. Cioè, consideriamo questa ipotesi. Consideriamo che quest'uomo non sia stato mai arrestato, capito? E che abbia fatto 700 euro ogni volta, che poi se la rivendeva. Immaginiamo questa cosa, immaginiamo. Cioè, quanto ha rubato quest'uomo e poi praticamente gli danno un mese di firma, neanche un mese di carcere, gli danno un mese di firma. Ma poi, secondo me, il carcere, magari 10-15 anni, per cose gravi, tutte le puoi fare. Però se tipo rubi al supermercato,
non te li fai. Cioè, tu tipo ogni, che ne so, ti fai per un anno questi 1.000 euro di spese e non ti fai trovare. Magari anche te ne fai 100, però non se ne accorgono. Poi, diciamo che ti prendono, magari ti fai 2 anni. Quanto ti possono dare perché ti hanno trovato una volta sola? Perché il trucco è lì, cioè. Non ha senso, secondo me, bisogna diversificare sempre per ridurre il rischio. Quindi, cioè, io vi do un consiglio. Se dovete andare a rubare, andate a rubare 100 volte, ma poco, che non una 100. Perché se vi incagliano, se vi trovano la prima volta che tu hai rubato poco, non ti fanno niente. Se tu ti trovano magari anche la seconda volta, non ti fanno niente. Però se ti trovano una volta che tu hai rubato tanti, ti fanno un mazzo tanto. Ed è difficile che ti trovano. Cioè, di solito queste cose quando ti trovano è difficile. Magari ti trovano una volta su 100. E quindi sì, magari i guadagni ne fai di meno, però vai con meno rischio. Vai con meno rischio, secondo me. Cioè, piano piano si deve fare. Da casa mia, perciò prendevo la mattina 9:30, uscivo di casa, andavo a firmare, uscivo da là e andavo al lavoro. Cioè, nessuno ha mai saputo di questa cosa. Io la sto raccontando a voi per la prima volta. Nessuno, né dei miei colleghi, né del mio capo, nessuno ha mai saputo questa cosa qua. Adesso vuoi metterti a posto? Io sono già a posto. È già un anno che non faccio c***o, che sono sciallo. Comunque, signori, il succo del discorso è che le c***o non le dovete fare, perché. Quindi aspettiamo che nei prossimi mesi arriva, perché se no si deprime il ragazzo. Aspettiamoci un capolavoro nei prossimi mesi, direi. E cazzo. Non ne vale la fottuta pena. Cioè, alla fine, quando sei là in quei 3 metri quadri di cemento, che o stai aspettando il processo, oppure ancora peggio, dopo il processo ti ci hanno mandato, è pesante, molto pesante. Cioè, pensi veramente, ti dai del c***o per un sacco di tempo della giornata. È abbastanza disagiante, abbastanza disagiante. Non ne vale la pena per un c***o. E niente, signori, questi sono i miei ultimi 12 anni di vita? Sì, gli ultimi 12 anni di vita. Bel modo di sprecare i propri 12 anni di vita. Bene, signori, io concludo qua. Sono curioso di andare a vedere se qualcuno mi ha visto, cioè a parte Johnson. Andiamo a vedere le statistiche. Magari sto tipo di format può anche piacere, perché mi piace odiare le persone. Lo faccio poco, quindi ci trovo bellezza in questo. Poi quando si esagera. Vabbè, raga, grazie dell'attenzione. È stato divertente. È stato divertente andare a scoprire questo pagliaccio. E il prossimo pagliaccio mi sa che è nello schermo. Non è ancora quello in alto a destra, però è quello in alto a sinistra. Io vorrei fare qualcosina sul Gabrone, perché anche lui merita il premio merda. Anche lui merita questo premio di Twitch, che insomma verrà istituito, penso. Vabbè, ciao.